Il 26 luglio si celebra la memoria di Sant'Anna, madre della Vergine Maria e protettrice delle madri e delle partorienti. Oltre che patrona di cardatori, commercianti di biancheria, ebanisti, fabbricanti di calze, falegnami, fabbricanti di guanti, lavandai, fabbricanti di merletti, minatori, moribondi, navigatori, orefici, ossessi, professori, ricamatrici, sarte, fabbricanti di scope, scultori e stracciventoli. Nello stesso giorno si celebra anche il marito San Giachino, padre della Madonna. Nelle valli, Anna e Giachino sono raffigurati in alcuni affreschi dedicati alle storie dell'infanzia di Gesù. Il matrimonio con Giachino non produsse prole anche dopo 20 anni. Giachino, umiliato pubblicamente per la sterilità, si ritirò nel deserto tra i pastori. Mentre erano separati, un angelo sarebbe apparso ad Anna e le avrebbe annunciato l'imminente concepimento di un figlio. Lo stesso angelo sarebbe apparso contemporaneamente in sogno anche a Giachino. I due corsero dunque a incontrarsi alla Porta Aurea di Gerusalemme e da un loro casto bacio e abbraccio sarebbe avvenuto l'Immacolato Concepimento di Maria. Un'altra iconografia diffusa è quella di Sant'Anna Metterza, che tiene in grembo la Vergine, che a sua volta sorregge il bambino Gesù. Sant'Anna è molto venerata nelle valli. A Celle di Macra, nella frazione Castellar, l'ultima domenica di luglio si festeggia la Baia in onore della Santa. In Valle Stura sorge un importante santuario dedicato a Sant'Anna, con i suoi 2010 metri di altitudine il più alto d'Europa. Tra l'XI e il XII secolo, in prossimità di molti passi alpini, sorsero chiese e ospizi in cui risiedevano eremiti con lo scopo di assistere pellegrini e viandanti. Tra questi vi era la chiesa di Sant'Anna, inizialmente dedicata a Santa Maria Brasca. Quando nel 400 giunse anche in Piemonte il culto della Madre della Vergine, si diffuse la leggenda secondo cui Sant'Anna sarebbe apparsa alla pastorella Anna Bagnis sul masso oggi detto Roccia dell'Apparizione, per indicarle il luogo in cui costruirle un santuario. Oggi sono poste qui le statue di Sant'Anna con Maria Bambina e della pastorella in adorazione. Risale al 1443 il primo documento che fa riferimento alla chiesa con il cambio di titolazione a Sant'Anna. Numerosi fedeli iniziarono a raggiungere il luogo di culto e nel 1619 la cattedrale di Apt, prima chiesa in Europa dedicata a Sant'Anna, donò al santuario una piccola parte della reliquia della Santa, che nel 1722 verrà collocata nel braccio d'argento che ancora si venera. Nel 1681 viene inaugurata la nuova chiesa a 3 navate con il pavimento in salita, perché posato sulla roccia levigata dagli antichi ghiacciai, poco più a valle della prima chiesetta. La navata centrale custodisce la statua ottocentesca di Sant'Anna con Maria. Comparve allora anche una nuova figura, rimasta in carica sino alla fine del Novecento, quella del randiere, un custode che doveva risiedere nel santuario tutto l'anno, svolgendo servizio di guida in caso di maltempo, curando gli edifici, somministrando vitto e alloggio ai viandanti e suonando la campana come richiamo in caso di tormenta e nebbia. Il grande porticato fu completato nel 1822 con l'anello coperto per le processioni e le novene. La facciata e il campanile furono completati nel 1881. Le pareti sono adornate da numerosissimi ex voto offerti da almeno 2 secoli dai pellegrini in cambio di una grazia ricevuta. Il santuario è oggi aperto nel periodo estivo e al momento di maggior affluenza il 26 luglio, quando si celebra la festa patronale. Centinaia di pellegrini italiani e francesi si recano in processione con la statua della Santa alla Roccia dell'Apparizione. Secondo tradizione, la statua è portata dai Purtairi di Pratolungo e Rubiero, che poi recitano la preghiera in occitano con richieste di protezione sul paese. Per tutta l'estate, pellegrini a piedi, in bicicletta e oggi anche in auto salgono al santuario percorrendo il cammino di Sant'Anna, talora per chiedere una grazia o per esprimere riconoscenza per la protezione ricevuta dalla Santa. Il punto di partenza più frequentato è la frazione di Pratolungo, ma fedeli e escursionisti partono da Borgo San Dalmazzo, da Cuneo, dalla pianura cuneese, oltre che dalla Francia. Sulla strada per il santuario di Sant'Anna sorge un'edicola del 1917 contenente una statua di Sant'Anna. Sormontata dalla scritta «Il primo e l'ultimo saluto alla celeste nonnina», poiché da qui chi sale inizia a intravedere il santuario.
La tradizione locale vuole che ogni pellegrino eriga un ometto fatto di chap, ciottoli, detto appunto chaperet, con tante pietre quante sono le volte in cui ha visitato il santuario, come viatico e buon augurio per un prossimo ritorno.